Ciao a tutti, in questo video vorrei mostrarvi un po' di acquisti che ho fatto di recente nel mese di gennaio con i saldi. Mi sono sbizzarrita in realtà, come avrete letto dal titolo, parliamo di Kiko, di Wycon e anche qualcosina d'acqua e sapone. Partiamo subito con Kiko perché è il primo da cui sono stata proprio poco dopo che erano iniziati i saldi e non dovevo comprare niente in realtà, però è successo che alla fine ho visto un po' di cose carine e sono queste qua. Intanto della Fall 2.0 ho beccato il pennello, quello blush brush a metà prezzo e l'ho preso perché l'avevo già visto durante quando era uscita la collezione e ho detto vabbè 14,90 quanto costava, non lo voglio assolutamente prendere. E poi invece l'ho beccato a 7,45 euro. Ho detto ok, per questo prezzo un pensierino ce lo faccio. È piccino piccino, proprio basso. Infatti, se vi prendo per esempio questo di Neve Cosmetics, che è il, come si chiama? Pink Definer, vedete che è un po' più grande. Comunque, ha queste setole morbidissime e fittissime. E poi ha questa forma che non è nuova per Kiko. Ricordo che ci sono vecchi pennelli anche più grossi con una forma simile. Non l'ho ancora usato perché vedete l'ho tolto dalla plastichina adesso perché volevo fare questo video. Lo userò e vi terrò sicuramente aggiornate in uno dei video di make-up più utilizzato, uno dei prossimi. E niente, poi è bello pure il colore, questo blu. Molto molto carino. Poi ho trovato anche sempre a metà prezzo, se non sbaglio, a 6,45 euro, il mascara della 2.0. Io questo non l'ho aperto, sì, l'ho aperto sotto, ma non l'ho aperto come confezione perché non lo devo usare subito. E comunque quello con lo scovolino proprio sottile, 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 come è quello dell'autunno dell'anno scorso, collezione Neo Noir, mi sembra. E niente. Lo userò, vi farò sapere. Anche di questo mi piace la confezione blu. Il blu è uno dei miei colori preferiti, però per il make-up non lo uso praticamente mai, non riesco a vedermici. Sarà che comunque con gli occhi azzurri non è che me li valorizza più di tanto. Anche se quando ero piccola mi dicevano sempre che dovevo truccarmi di celeste, di blu, perché avevo gli occhi azzurri. Vabbè. Poi della Candy Split, giusto, si chiamava così, ho trovato la matita, quella violetto. E l'ho pagata pure al 50%, 2,95 euro. Allora, aperto di qua. Anche questa non la apro subito. Comunque, di questo viola qua. Ho visto di recente un video di Simon Loves Makeup dove la mostrava e la swatchava. Quindi, magari, se volete vedere uno swatch un po' più veritiero, potete andare da lei. Siccome non voglio aprirla subito, cioè non voglio usarla subito perché vorrei smaltire un paio di matitine. E ora non ve la mostro, però come al solito mostrerò tutto quando più in là inizierò ad usarlo, quindi rimanete pure connesse con me. E poi Arctic Holiday, questo non era al 50%, era solo mi sembra al 30%, ma penso tutta la collezione, forse come era l'ultima uscita, non l'avevano messa subito al 50%. Avevate ragione a dire che la confezione olografica era tanto carina, ma veramente tanto carina, solo che non me ne faccio niente, quindi la butterò subito dopo aver finito di girare questo video. È il famoso colore 03, quello che ha la matita da una parte rossa e da una parte verde. Questo è l'unico che ho già aperto, quindi ve lo faccio vedere, perché questo la devo iniziare ad usare. Guardate che bel rosso scuro che è. Bellissimo. Questa secondo me andrà d'accordo anche con la Naked It. E poi la parte verde. Vi faccio vedere anche questa, già che mi ci trovo. Un bel verde con i glitter dorati. Sì, si dovrebbero vedere. Bellissima questa. E va bene. Questa l'ho pagata 5,55 euro.
E passiamo ora a Wycon. Da Wycon ho preso tre cosine, tutte e tre in sconto a 5,90 € l'una, ora ve li mostro. Ci sono rimasta un po' male perché praticamente ho preso, avevo visto prima durante i saldi, prima dei saldi, scusate, questi pennelli a prezzo pieno, forse 8-9 €, non mi ricordo sinceramente, però dissi a questo prezzo no, se arrivano i saldi magari ci faccio un pensierino. E sono due pennelli quindi, erano contenuti in queste scatoline qui, trasparenti. Stavo provando a registrare spacchettandolo, ma faccio troppo casino, quindi adesso ve li mostro direttamente così. Quello che mi ha fatto rimanere male è che io l'ho pagato scontati 5,90 €, ma gli stessi pennelli con la stessissima la stessa cosa di plastica qui, lo stesso manico, identico, stessa forma, con scritto Royal Beauty, l'ho trovata a 3,90 due giorni dopo da Acqua e Sapone. E non sapevo che li rivendevano, forse ce li hanno da poco. Se avessi aspettato ad andare da Wycon, li avrei presi a 3,90 e avrei risparmiato quindi 4 € tra tutti e due. Li ho presi perché volevo provare questi pennelli così sottili per vedere se mi aiutano a tracciare meglio un contorno occhi. Vediamo, insomma, vi terrò aggiornati anche su questo. Magari li metto in postazione insieme a quello di Kiko appena li lavo e vi saprò dire. La ragazza di Wycon mi ha detto che questo piccolo era comodo anche per la rima inferiore. Adesso non ho fatto caso se... No, non so più qual era la scatola di uno e dell'altro, però su una dice pennello spazzola in fibre sintetiche ideale per l'applicazione e la sfumatura di eyeliner matite occhi, e sull'altro dice pennello spazzola in fibre sintetiche per l'applicazione e sfumatura di prodotti make-up occhi. Niente, io comunque li userò per contornare l'occhio, per fare una riga di eyeliner. Staremo a vedere, vi saprò dire, ecco. E poi un altro prodotto a 5,90 € mi ha messo proprio nel cestino proprio alla velocità della luce, così all'ultimo momento. Siccome quello di Kiko, sì, di Kiko di Eurospin mi è finito, non mi funziona più, avevo bisogno di rimuovere lo smalto. Il rimuovi smalto a immersione di Wycon, mi sembra, tanti anni fa che l'avevo già provato, ma aveva una confezione colorata. Comunque 5,90 € lo stesso diceva che era in offerta perché era nei cestini centrali. Funziona bene, l'ho già provato, funziona bene. A differenza di quello di Eurospin, questo una volta che asciuga, che si asciuga sulle dita, lascia un leggero profumo. Non è puzzolente come quello di Eurospin, però costa pure il doppio, quindi per ora l'ho comprato e non so se lo riprenderò. Sicuramente da Acqua e Sapone ci sarà stato qualcosa di più economico. E per finire, passiamo al tre acquistini che ho fatto da Acqua e Sapone. Ho comprato un sacco più di cose, però queste sono solo di make-up, quindi insomma vi mostro solo queste. Ero andata principalmente per questa cipria qui. L'ho vista in molti video di Jessica, di Russia Tati, l'ho vista anche in altri video di altre ragazze, tutte ne parlano bene. Perciò ho detto, dato che l'inci non fa così schifo, cioè non è buono, non è verde, ma siccome non fa così schifo come altre ciprie di Rimmel, che hanno petrolati, qui io non li vedo, non vedo neanche di meticone, quindi ho detto ok, la provo, se è così fantastica, però non l'ho ancora aperta, la userò più in là quando finirò le altre. L'ho voluta mettere da parte perché mi è costata, non so se è il prezzo normale o era in offerta in quel momento, 7,19 € da Acqua e Sapone, e vi farò sapere anche qua, però fra diversi mesi. Poi c'era in offerta a 12,90 questo kit, tutti e due questi prodotti insieme. Siccome volevo provare uno dei nuovi fondotinta, ho questo di Maybelline, o il rimmel, quello con l'applicatore tipo correttore, e anche il nuovo di Max Factor, quello che pure Jessica ha mostrato in diversi video e che le piace, quello nuovo che hanno studiato per 4 anni. Su quello vorrei fare un piccolo appunto prima di parlarvi di questi acquisti. Hanno studiato per 4 anni un fondotinta, ma le colorazioni sono pochissime, 5 o 6, ma poi iniziano da un colore troppo scuro. In Italia ci siamo in tanti ad essere di carnagione molto chiara e difficilmente troviamo dei colori adatti a noi. Questo è uno dei pochi, anzi è anche troppo chiaro per me, però mi sta bene perché vado a scaldare l'incarnato con una terra e pareggio tutto. Questo è il colore 03 True Ivory, che era insieme a questa cipria, proprio sigillata insieme, 10 Ivory. Sono
Sono due colori totalmente diversi. La cosa bella è che io ho pagato questo kit 12,90, ma da sola nello stand di Maybelline questo fondotinta era 14,90, perciò ho detto se non mi piace questa cipria la do a mia sorella, tanto ho pagato 2 euro di meno compreso di questa, quindi va bene. Le ho già provati perché purtroppo, insomma, curiosa come una scimmia, non potevo esimermi. L'ho provato e vi devo dire che... Diciamo che non sono ancora del tutto convinta. Mi piace perché è un fondotinta della texture molto leggera e veramente copre tanto. E sulla tenuta 24 ore non direi proprio. Dopo 4 ore la zona T inizia un pochino a dare qualche piccolo accenno di cedimento. La cipria è un po' pesantuccia, mi fa un effetto, non lo so, è un po' pesantuccia, a parte che è rosa. Ma si nota molto sul viso, cioè è proprio pesante, mi invecchia, mi evidenzia i segni di espressione. È una cipria, come dire, photoshoppante, però per chi è giovane non ha segni di espressione. Io la proverò ancora un po', perché anche il fondotinta da solo è abbastanza asciutto, non è di quelli idratanti, quindi la pelle va idratata bene sotto. Comunque vi parlerò di questi prodotti più in là. Questo è il terzo pezzo che ho acquistato, sempre di Maybelline, il Super Stay Matte Ink, nel colore 05 Loyalist. Questo credo sia il più chiaro, è un colore un po' particolare, lo sto comunque apprezzando come tonalità, ma contornato dalla matita Closer. Vi faccio vedere perché è molto molto chiaro. Ha un odore dolce particolare. Eccolo qua. Lo metto volentieri con Closer che mi va leggermente a pulire. Ve lo faccio vedere subito perché ce l'ho qui. Devo puntarla. È leggermente più scuro, però siccome questo colore è chi più chiaro delle mie labbra e mi fa un effetto non proprio piacevole da solo. Quindi contornato con questa matita lo sto apprezzando di più. Vi posso solo dare prime impressioni perché chiaramente... L'ho provato solo 3 volte e vi posso dire che sì, è vero, resiste molto molto bene, molto più di tanti altri rossetti, però ha i suoi difetti, perché questo rimane sempre sempre appiccicoso. È vero che si rimuove solo con un bifasico, io con quello di Bioficina Toscana lo rimuovo tranquillamente, ma con struccanti acquosi, non oleosi, no, assolutamente, non si smuove. Diciamo che sì, mi piace perché dura tanto, lo posso tenere anche tutto il giorno sulle labbra, non si smuove, però l'effetto appiccicoso non è affatto piacevole. Mentre quello di Nabla è appiccicoso all'inizio e poi si asciuga, questo non mi si asciuga mai. Ora, ripeto, l'ho provato solo 3 volte, quindi vi farò sapere. Per oggi abbiamo finito, se avete qualche curiosità scrivetemi pure.